Mamma e figlio stanno bene e presto lasceranno l'ospedale di Sapri che hanno raggiunto dopo il parto precipitoso avvenuto in casa. La fretta di nascere di Silvio non ha dato il tempo all'ambulanza di raggiungere l'abitazione e così il padre Amedeotrezza Trezza si è improvvisato ostetrico ed il piccolo di 3 kg e 325 grammi è venuto alla luce nel bagno di casa situata in un bosco di Vibonati. È nato alle 3 di notte del 17 gennaio. Il termine della gravidanza era previsto per quel giorno, ma la mamma non aveva avvertito la necessità di recarsi in ospedale. All'improvviso le doglie e il piccolo che forzava per uscire dal grembo. Il padre in 20 minuti ha aiutato la madre a portare a termine il parto con l'espulsione della placenta. Nel frattempo è giunta l'ambulanza che ha provveduto a trasferire la mamma e il neonato presso l'ospedale di Sapri. La coppia è nota per l'attività che svolge con il suo agriturismo e bed and breakfast Casale il Sughero, una realtà in cui si vive produce cibo e benessere senza seguire modelli di sviluppo convenzionale ed il parto in casa è stato un altro atto d'amore per le radici. Amedeo coglie l'occasione per sollecitare la regione Campania e le istituzioni locali ad impegnarsi nel mantenimento e potenziamento dei servizi essenziali nelle aree rurali come la medicina territoriale ed ospedaliera. Necessari dice per evitare lo spopolamento cosa sarebbe accaduto alla mia compagna in caso di complicanze. Il papà Ostetrico, per caso, spera che la sua testimonianza possa contribuire ad evitare anche la chiusura del reparto di maternità.